Ma chi c'è qui? Chi è questo bel gattino? Vuoi venire via? Non puoi. Devi aspettarmi a casa, gattino. Dai, forza, esci. Gattino! Buongiorno, dunque, oggi sono nella mia casa al mare. Sapete che nell'ultima settimana sono stata in vacanza con la mia famiglia, i miei genitori, i miei nipoti, insomma tutti, tutti quanti. E dalle storie avete un po' intravisto la casa e mi avete chiesto di mostrarvela su un video, quindi di fare una home tour, insomma, per poterla vedere più da vicino. E niente, in questo video vi porto insomma a vedere un pochino la casa, che in realtà è un appartamento, si trova al quinto piano, quindi è molto in alto e c'è una vista stupenda. L'appartamento è molto grande e niente, non vi dico nient'altro e andiamo a vederla insieme. E quindi cominciamo dall'inizio, questa qui è appunto la porta di entrata. Appena entriamo c'è subito qui a sinistra una porta che dopo andiamo a curiosare e qui a destra c'è lo specchio e un mobile. Subito dopo il mobile sulla destra c'è un'altra stanza e in fondo la sala con il resto della casa che andiamo a vedere dopo. Cominciamo da questa porta qui, che è appunto la prima quando entriamo, e qui dentro c'è il bagno. Il bagno non è grandissimo, anzi è molto piccolo, ma comunque c'è tutto quello che serve. C'è anche il boiler dell'acqua calda e poi sì, i servizi, il lavandino con lo specchio e ci sono anche le luci, la doccia. Adesso evitate di guardare il casino, ma ho già sistemato tutta la roba, insomma, e qui si sì, appunto i due servizi e niente. Questo è il bagnetto. Ma vi faccio rivedere di nuovo tutto il bagno in modo veloce, magari con il col grandangolo, così magari lo vedete un po' meglio e poi continuiamo. Benissimo. Allora, adesso chiudiamo questa porta e continuando troviamo il mobile che noi utilizziamo. Mettiamo la roba che ci serve per uscire, quindi la borsa, gli asciugamani, le scarpe su quello piccolo, mentre su quello grande lo sto utilizzando come dispensa e sopra ci sono le cose, diciamo, quelle che usiamo di più. Qui c'è la stanza, il soggiorno. Appena qui giriamo sulla sinistra c'è un appendino dove anche qui appendiamo tutte le robe che ci servono più spesso e qui c'è anche la TV. Continuando, qui c'è appunto il soggiorno con la cucina e il divano letto e poi qui sulla destra c'è la stanza dei ragazzi che ormai è già sotto sopra, quindi facciamo un giro veloce e chiudiamo subito. Qui appunto, come vi dicevo, c'è il divano letto e qui sul soggiorno c'è sulla zona giorno c'è una finestra con una vista stupenda su questo palazzo di fronte che ha anche la piscina. Vedete, c'è sia quella piccolina per i più piccoli che quella grande. E poi girandoci da questo punto della casa c'è appunto la zona giorno, quella lì è la porta da dove siamo entrati, questa è la porta con le camere, la camera singola, il divano letto e noi adesso ci spostiamo da questa parte della casa e andiamo a curiosare cosa c'è in queste due porte. Allora, nella prima c'è un'altra camera da letto e questa è una camera matrimoniale che dà direttamente sulla terrazza. Questo è un armadio e c'è la terrazza appunto che continua qui e poi finisce nella stanza che adesso vi faccio vedere. E qui ovviamente c'è ta-da! Ecco qua un'altra stanza matrimoniale, questa è quella che ho scelto io, insomma, quella in cui sto dormendo io. Qui c'è un grandissimo armadio e poi qua c'è un'altra porta finestra dalla quale si può uscire in terrazza e qui c'è una vista meravigliosa e me ne sono innamorata. Lì vedete c'è già il mare. Sembra lontano dalla videocamera, ma in realtà è molto molto vicino. C'è soltanto questo palazzo davanti che è un hotel, un piccolo hotel.
E poi ci siamo noi, quindi sì, in totale praticamente sono 30 metri dal mare, è vicinissimo e quando mi sveglio la mattina ritrovarmi con questo panorama è assolutamente stupendo. E qui appunto c'è la terrazzina con dei tavolini, delle sedie, che continua fino dall'altra parte, appunto dove c'è l'entrata dell'altra camera. Adesso mi giro e vi faccio vedere la vista della camera da qui. Il letto e poi tornando fuori, appunto si continua per la terrazza che appunto questa qui è la porta che vi ho mostrato sulla stanza di prima. Anzi, entriamo per di qua così riuscite a vedere bene, facciamo il giretto in tondo. Ecco qua, questa è la stanza che vi ho mostrato prima, vista diciamo dalla terrazza. Anche qui c'è un armadio, è molto bellina anche questa. E qui c'è la cucina dalla quale appunto siamo arrivati prima con le due stanze. E niente, questa è la casa. Ho deciso di portarvi anche in spiaggia perché alla fine anche questo fa parte dell'appartamento e questa qui è la spiaggia appunto dove siamo noi e dove abbiamo l'ombrellone che era compreso nel prezzo dell'appartamento. Questo qua di fronte, in parte al palazzo con le terrazze colorate, appunto c'è, lì dietro c'è il mio palazzo, giusto per farvi capire dove sono. E niente, questo è il tour della casa, compreso di spiaggia. Io spero che vi sia piaciuto, lasciate un pollice in video e iscrivetevi al canale per seguirmi nelle prossime avventure. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!